Che cosa ci chiama Maria, la madre di Gesù, a diventare come il figlio suo e ad essere suoi figli? Perché sulla croce Gesù ha detto all'apostolo prediletto, è il nostro rappresentante, figlio, ecco tua madre, e a lei, madre, ecco tuo figlio. È Gesù che ci ha consegnati a lei, alla Chiesa, come dice il Papa, ci ha donato la Chiesa per camminare insieme. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti sulla stessa strada. Camminare insieme attraverso la parola e i sacramenti. Rinnovare l'intera città degli uomini se camminiamo insieme dietro a Gesù. Allora apritevi alla santa confessione perché ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono con voi e vi proteggo da che cosa? Dall'abisso del peccato. Il peccato è un abisso nel quale possiamo cadere e tante volte cadiamo. E voi dovete aprirvi alla via della conversione e della santità. Perché il vostro cuore arda d'amore per Dio, dategli il tempo a Dio e Lui si donerà a voi. E così nella volontà di Dio, non nella volontà nostra, scoprirete l'amore e la gioia della vita. Ecco, nella volontà di Dio si può scoprire l'amore e la gioia della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, carissimi amici, prima domenica d'Avvento, il prefazio di questa domenica ci fa dire che, così, ci fa ricordare che al suo primo Avvento, 2012 anni fa, Gesù, nell'umiltà della nostra natura umana, portò il Cristo eterno di Dio che diventa Gesù, Cristo Gesù, portò a compimento l'antica promessa. Ecco, l'antica promessa è un po' sintetizzata nel bellissimo inno che recitiamo ogni mattina alle lodi, il Benedictus, ecco, Zaccaria che eleva questa preghiera al Dio di Israele, benedetto il Signore Dio di Israele, perché? Perché ha visitato e redento il suo popolo, ecco, il popolo ebreo, Gesù è un ebreo, Maria è un ebreo, ecco perché dobbiamo amare questo popolo, perché il popolo è scelto da Dio, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ecco, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria, ma non verrà il 21 di dicembre come parecchi stupidamente credono e si impressionano, ecco, verrà quando lui vorrà e non lo sa nemmeno il figlio quando verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare e diciamo pure sperimentare, ecco come anticipo un pochino qui sulla terra, vigilanti nell'attesa che si compia. Ecco, dopo il Padre nostro è bellissima la preghiera. O Dio Padre, non guardare, liberaci, o Signore, da tutti i mali, dopo il Padre nostro. Chiediamo al Padre, liberaci, oh Padre, da tutti i mali, concedi la pace. Ecco, questo è il dono più bello, la pace ai nostri cuori e ai nostri giorni, che non sappiamo, nessuno di noi sa quanti giorni ha davanti. Noi sappiamo quelli che sono passati, perciò festeggiamo il compleanno con un po' di stupore, di gratitudine per esserci arrivati al compleanno. Ecco, quelli che abbiamo davanti, i giorni che abbiamo davanti, non lo sappiamo assolutamente.
la pace nei nostri cuori e nei nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia, ecco, che, di cui abbiamo bisogno continuo, noi vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. E ne stiamo vedendo, fratelli, che vivono dei turbamenti grandi. Ecco. Giorni fa abbiamo celebrato una messa per chiedere l'aiuto a Dio per un nostro fratello che stava per affrontare proprio venerdì un intervento chirurgico molto rischioso, e abbiamo pregato il giovedì sera insieme, no? E quindi quante famiglie turbate da malattie, queste calamità naturali, questa tromba d'aria, avete visto a Taranto, tutte queste alluvioni, questi disagi, poi le guerre nel mondo, e quanti turbamenti, ma ecco, viverli nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo a dirci: non abbiate timore. Ecco, non abbiate timore nemmeno della morte, nemmeno della morte improvvisa. Questo è il vero Gesù. Perciò accogliamo il Vangelo di questa prima domenica di Avvento, che è preceduto da questa invocazione a Dio: mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. E il Vangelo secondo Luca: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare. Ecco, continua a parlare della fine del mondo e di tutti e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli saranno infatti sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, non più in una stalla, non accolto da nessuno, a Betlemme, e morire su una croce. No, no, venire su una nube con grande potenza. Se accogliamo la prima venuta e diventiamo umili, non abbiamo paura della fine del mondo, carissimi amici. Se non accogliamo la prima venuta, la via che Dio ha scelto per salvarci, ci facciamo male, amici miei, molto male. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo. Perché? Perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi. Questo è Gesù che lo dice. Don Giangà, stai attento, che i vostri cuori, il tuo cuore, non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Oggi siamo pieni di dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Aiutate, che Dio ti aiuta, state attento, non ti fa ingannare. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando. Perché? Perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, se incominciamo a fare questo esercizio, carissimi amici, questo è il vero esercizio spirituale, immaginare che oggi muoio e mi presento. Ma dobbiamo incominciare da giovane, da quando abbiamo 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30 anni, sempre. Carissimi amici, sempre, e non avere paura. La Madonna non ha nessuna remora di dire ai bambini di pregare il Signore Gesù di perdonare i peccati. O Gesù, perdona le nostre colpe, quelle di mamma, di papà, dei nonni, degli zii, dei professori, di tutti. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perché tante volte la nostra vita è un inferno e alcuni non ce la fanno e si ammazzano, amici miei. Ecco. Porta in cielo, ecco, tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Allora, coraggio, amici. Buon inizio d'anno nuovo, l'anno nuovo, buon inizio d'avvento, buona preparazione al Natale, che davvero possiamo sperimentare la potenza di Dio nella nostra vita. Arrivederci, a Dio piacendo, alla prossima domenica. Ho bisogno di te come dell'acqua della fonte,
lungamente cercata in un giorno d'estate, per lunghi sentieri di vette assolate. Ho bisogno di te, come dell'aria d'ogni istante, perché la vita stroncata dall'asfissia non muoia.